Sindaco, questa è una giornata storica per la nostra città e soprattutto per la cultura della nostra città. Si riapre questo luogo importantissimo. È un momento solenne, un momento anche emozionante, perché la biblioteca qui a Mesagni ha sempre rappresentato un punto di ritrovo non solo per gli studenti, ma anche per gli appassionati, per gli studiosi, per coloro che hanno voluto approfondire la storia della nostra città e non solo. Un luogo attrezzato bene con tantissimi libri. Oggi presentiamo la nuova biblioteca che abbiamo ristrutturato grazie ai finanziamenti che la Regione Puglia ha erogato in favore del Comune a partire già dalla scorsa amministrazione, a quella che ha preceduto la mia. Tra l'altro, questa biblioteca ormai si diffonde sul territorio e quindi oltre alla sede centrale storica, questa qui collocata di fronte alla Chiesa Madre, abbiamo anche una sede presso il Parco Poti, dove c'è un salone di vetro da tempo ormai utilizzata come succursale della biblioteca, e un'altra ancora presso l'ex scuola Marconi. Quindi continueremo a mantenere questa articolazione territoriale e oltre a queste tre sedi avremo anche un bibliobus, una biblioteca mobile che potrà distribuire libri nella nostra città ma anche nelle città limitrofe. Un momento importante, continuiamo a puntare sulla cultura, questa città cresce grazie alla cultura. Sono felicissimo di essere qui nella mia Mesagne a prendere atto di come il Comune ha utilizzato i finanziamenti regionali per la Community Library. In realtà qua si sono allargati, hanno ristrutturato un palazzo intero, hanno fatto un lavoro meraviglioso. Adesso entreremo a vederlo e vedere Mesagne rinata. Guardate che meraviglia! È una delle emozioni più belle della mia vita perché ovviamente 30 anni fa io ero qui in un'altra veste e la situazione era molto diversa. Quindi complimenti a tutti i mesagnesi e a tutte le istituzioni per il lavoro che hanno fatto per restituire questa città alla gioia, alla bellezza e alla felicità.